in collaborazione con Gruppo Kramst, Centro Cinofilo I Pioppi. Ecco, state vedendo adesso in questo momento l'elicottero dei Vigili del Fuoco che sta perlustrando tutta la zona che si trova, diciamo, ai lati del letto del Paglia. L'elicottero sta controllando che non ci siano persone in difficoltà o persone disperse. Però vedi se lì c'era il ponte? Ecco, vedete adesso la telecamera sta inquadrando il centro cinofili I Pioppi, lo vedete, è completamente sommerso dall'acqua. Da questa distanza sembrerebbe che i canili dove si trovano ospitati gli animali siano stati sicuramente coperti d'acqua, ma non in modo da compromettere la sopravvivenza degli animali stessi. Almeno speriamo, sentiremo più tardi il titolare. Ecco, vedete l'elicottero dei Vigili del Fuoco che continua a perlustrare la zona. Sono zone quelle in cui ci sono molti insediamenti da parte di persone che hanno degli orti, che hanno dei giardini, e tutta la zona che si trova, diciamo, ai confini della svolta, della località La Svolta di Ciconia. Ecco, vedete adesso inquadrata dalla telecamera, invece quello è il cantiere, il grande cantiere della Ceprini Costruzioni, dove si sta lavorando per costruire il secondo ponte sul fiume Paglia. Chissà, forse se questo ponte fosse stato già realizzato probabilmente era più facile per gli operatori del soccorso raggiungere le zone isolate. E non importa, adesso lo dico io, aspetta, vado, eh. Ecco, qui siamo in un punto che è protetto da una rete di protezione, ma è l'unico da cui si riesce a vedere bene nitidamente l'ospedale. Lo vedete, l'ospedale non è raggiungibile da Orvieto in nessun modo in questo momento, solo tramite l'elicottero dei Vigili del Fuoco. Allora, siamo in linea, telefoni. Dimmi. Aspetta che non mi prende il telefono, bisogna che mi sposto. Va bene, va bene, ok. Se no non mi sentiamo nulla. Io ti sento benissimo, eh. Ecco, vai, vai. Senti, Pantarello, dimmi. Senti, possiamo dire, però dobbiamo anche menzionare Orvieto News, perché io sto facendo lavoro per loro dalle 6. Tranquilla, 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 non ti preoccupare. Ok, vai. Allora, siamo in linea telefonica con il direttore, anzi la direttora di Orvieto Sport, ed è anche corrispondente di Orvieto News. Siamo in collegamento con Monica Riccio, che si trova a Ciconia, la località appunto che è isolata da questa mattina alle 5. Monica, buongiorno, ci vuoi fare un po' il quadro della situazione attualmente? Sì, salve, buongiorno a tutti. Per Orvieto è veramente una mattinata veramente complicata. A Ciconia praticamente siamo bloccati, la città è divisa in due, il ponte della Dunata è chiuso dalle 5 di questa mattina. La piena sta passando, il Paglia è veramente, veramente impetuoso. L'ordine per tutta la cittadinanza da parte del commissario Calderini è di restare a casa se possibile, perché il ponte non può essere attraversato. Le scuole, come da ordinanza del sindaco, sono chiuse e c'è veramente un'emergenza grande dalla parte delle scuole, perché la parte laghetti praticamente è sommersa. La palestra del geometri è sotto l'acqua, la strada che fa la svolta è sotto l'acqua. Il Chiani, esondando, sta mettendo in seria preoccupazione anche la parte Ciconia, in località Oggente e in zona, diciamo, Villa Ciconia. Quindi qua la situazione è veramente complicata. L'acqua è arrivata alla rotatoria di Ciconia. Senti, ci dici quando ti sei accorta di quello che stava accadendo? Ma dunque, io sono passata personalmente sul ponte ieri sera. Era molto alto, ma diciamo non, secondo me non dava grosse preoccupazioni, però questa mattina normalmente, insomma, io mi sveglio verso le 6:15 per la scuola dei ragazzi e ho visto che ancora pioveva dalla sera, quindi ho iniziato un po' a fare in giro di telefonate e ho capito subito, ecco, che ho sentito la protezione civile che alle 5 aveva chiuso il Paglia e qui tutto è iniziato la mattinata, insomma.
Va bene, si prevedono altre precipitazioni nel pomeriggio, ci sentiremo più tardi per un aggiornamento se tu resti lì. Sì. Ok, grazie, grazie.